Bentornati cari ascoltatori Radio Fuggino Air. Oggi una giornata molto ricca, intensa, perché c'è stata la sentenza del TAR su Gisella Cardia e poi il Consiglio di Stato che l'ha confermata, la smentita da parte di Gisella Cardia su un post sulla sua pagina Facebook ufficiale dove ha ripostato il commento e le dichiarazioni dell'avvocato di Gisella che è Solange Marchignoli. Insomma, è un momento molto intrecciato, importante che stiamo seguendo nelle ultime ore per quanto riguarda il caso di Trevignano Romano e Gisella Cardia, ma oggi non potevamo non parlare anche dell'apparizione del 26 luglio 2024. Infatti, il 26 di ogni mese c'è un'altra presunta apparizione ad Ischia, dalla Madonna la Madonna di Zaro, precisamente, dove ci sono le due veggenti, i cui messaggi li abbiamo già analizzati in episodi precedenti. Nell'ultimo mese, mese e mezzo, insomma, abbiamo già fatto due o tre episodi sulle scorse apparizioni, ma questa volta devo dirvi subito una cosa in anteprima, prima di leggere i messaggi, prima di analizzarli insieme. Nel secondo messaggio, perché ce n'è sempre uno che è un po' più breve, quello di una veggente, poi il secondo invece. E non so nemmeno chi sia delle due perché non si vedono in video nella diretta che abbiamo seguito durante il raduno a Zaro. C'era soltanto inquadrata, sempre fissa la croce. Ogni tanto qualche pellegrino gli girava attorno, quindi si metteva davanti alla telecamera, ma in realtà non abbiamo potuto vedere le veggenti e l'audio. Saranno state le cicale, i grilli, non so, c'era. Si sentivano, c'era troppo rumore, diciamo, per ascoltare bene in modo preciso ogni parola che hanno detto le veggenti in questa diretta. Sappiamo che non sembra che non mettono più i testi, le trascrizioni dei messaggi della Madonna, dunque non vengono pubblicati, ma solo questa diretta. L'abbiamo detto anche negli episodi precedenti perché la Chiesa ha chiesto prudenza, eccetera, non so, insomma, quindi loro hanno smesso di postare a qualche fedele, infatti se lo domandava anche nei commenti, ho visto su Facebook, sulla pagina Facebook ufficiale, perché non mettono più le trascrizioni, perché la Chiesa ha chiesto, insomma, prudenza, stanno indagando, probabilmente non sappiamo, perché questo non è un caso che è diventato mediatico, ma la cosa sconvolgente è che stasera mi sono reso conto dal secondo messaggio della Madonna che la Madonna di Zaro praticamente parla come la Madonna di Trevignano. Ha parlato del Papa, si parla di una visione dove c'è il Papa, la Chiesa che sta sbagliando, insomma, sembra proprio la stessa filosofia, lo stesso atteggiamento nei confronti della Chiesa di Trevignano Romano. Non è che queste due veggenti, ormai sono tanti anni che fanno questo mestiere, dice, ma perché Gisella Cardia c'ha tutta questa visibilità e noi no? Non è giusto, allora anche noi facciamo dire alla Madonna queste cose. Ma lo abbiamo già visto, non è nuovo, messaggi profetici, apocalittici, anche a Zaro. E speriamo, almeno qui a Radio Fuggino Air, di contribuire anche ad avere più attenzione su quest'altro caso, che secondo me è emblematico, è uno degli altri casi che dobbiamo seguire con attenzione. Addirittura qui non c'è solo il messaggio che ricevono le veggenti, ma durante l'apparizione loro hanno delle visioni, pregano con la Madonna, avvengono delle azioni. All'inizio, prima. Per chi insomma non ci avesse seguito negli scorsi episodi, lo ripeto, all'inizio, prima del messaggio, loro descrivono esattamente come hanno visto la Madonna. Questo lo scrivono in pochi minuti, come Gisella Cardia, prima di perdere la memoria. No, perché i messaggi che loro leggono dopo i raduni di preghiera, dopo la presunta apparizione, non sono quelli del giorno stesso, sembra, ma sono quelli che hanno ricevuto nell'apparizione precedente. Dunque hanno in questo caso tutto il tempo per scriverli.
anche se vediamo che a volte si inceppano anche queste veggenti mentre li leggono, fanno degli errori e si correggono. E leggono come se stessero leggendo, questo l'ho già detto negli altri episodi e lo confermo, non lo so, una favoletta, qualcosa a cui non sono interessati. Non c'è carisma nel modo in cui leggono, non sento una comunicazione efficace, chiara. Gisella Gardia sicuramente è più brava, dobbiamo dirlo. Non è credibile, per carità, ma è più brava. Dici perché c'è sempre sulla bocca Gisella Gardia? Ma perché è il caso con cui abbiamo iniziato ad esplorare anche altri veggenti, come queste due signore di Zaro. Dunque, ora è il momento di leggere insieme i messaggi che hanno divulgato oggi, 26 luglio 2024. Ma prima, come sempre, la sigla scritta per noi dal cantautore immaginato per tutti voi, cari ascoltatori affezionati di Radio Pugino Nero. E poi leggiamo insieme questi messaggi e li commentiamo. Perché anche lì appare la Madonnina, non è molto lontano, la campagna è vicina. Ci sono due veggenti che sembrano Giselle, e dai messaggi senti che al Papa fa la guerra. Forse il successo arriva anche per loro, saranno in prima fila le tue veggenti in coro. Madonna di Zaro, le tue veggenti, Madonna di Zaro, raduna le genti. Madonna di Zaro, sull'isola di Ischia, Madonna di Zaro, dicono di averla vista. Le tue veggenti, oh oh oh, ecco il messaggio. Oh 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 oh, oh oh, per i credenti. Oh oh oh, ma che coraggio. Oh 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 oh. Leggiamo il messaggio della Madonna di Zaro, dell'isola di Ischia, dato alle tue veggenti. Contemporaneamente da un messaggio diverso per le genti, silenziosamente ascoltate genti, ascoltate attenti con le menti, solo qui a Radio Puginione. Madonna di Zaro, le tue veggenti, Madonna di Zaro, raduna le genti. Madonna di Zaro, sull'isola di Ischia, Madonna di Zaro, dicono di averla vista. Le tue leggenti, oh oh oh, ecco il messaggio. Oh 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 oh, oh oh, per i credenti. Oh oh oh, ma che coraggio. Oh 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 oh. Leggiamo il messaggio della Madonna di Zaro, dell'isola di Ischia, dato alle due leggenti. Allora, leggiamo il messaggio, ma come vi ho detto, non pubblicano una trascrizione come fa Gisella Gardia sulla loro pagina Facebook, ma solo questa diretta che è disturbato, in cui è disturbato l'audio, per cui abbiamo cercato di fare una trascrizione per poter capire meglio e raccontarlo anche a voi. Vediamo cosa riusciamo a leggere. Ho visto mamma. Questo è il messaggio, naturalmente, della prima veggente che inizia così. Ho visto mamma. Era tutta vestita di bianco. Sul capo una corona di 12 stelle e un ampio manto che le copriva anche le spalle ed arrivava fino ai piedi che scalzi poggiavano sul mondo. Mamma aveva le braccia aperte in segno di accoglienza e nella mano destra una lunga corona del rosario fatta con gocce di ghiaccio. E poi dice la veggente: sia lodato Gesù Cristo, e tutti rispondono sempre: sia lodato. E inizia il messaggio vero e proprio della Madonna dopo la descrizione della sua visione. Cari figli miei, vi amo e vi ringrazio che ancora una volta siete accorsi a questa mia chiamata. Figli miei, siate pronti. Con la corona del Santo Rosario stretta in pugno, pronti a dire il vostro sì, forte e chiaro. Figli, non è più tempo di figli, non è più tempo
di indugiare. Figli miei, pregate, pregate, piegate le vostre ginocchia davanti al Santissimo Sacramento dell'altare, in silenzio adorate e pregate. Figli, abbiate fede, siate pronti alla battaglia. Figli, è facile aver fede quando tutto va bene e si vive nella pace e nell'armonia, ma la vera fede si vede nei momenti del dolore e della tribolazione. Lì, figli miei, dovete essere pronti a dire il vostro sì, il vostro eccomi. E in quei momenti, è in quei momenti che dovete stringere forte tra le mani la corona del Santo Rosario e pregare incessantemente. Il Signore non tarderà a venire in vostro soccorso, egli donerà la forza e la grazia per affrontare la battaglia. Ma per avere la forza nei momenti di dolore dovete imparare fin da ora a pregare, lodare ed adorare il mio amato Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. Pregate, figli, pregate, imparate a dire a Dio Padre, sia fatta la tua volontà. Ditelo con il cuore, con l'amore, non con le labbra. Spesso ciò che volete non è ciò che vuole Dio per voi. Egli è Dio buono e giusto e vuole il vostro bene. Vi amo, figli miei, vi amo. Adesso vi do la mia santa benedizione. Grazie per essere accorsi. Grazie per essere accorsi a me. Ogni tanto devo verificare perché la trascrizione non è così precisa. Ma tra l'audio che ho in cuffia e la trascrizione riesco, spero di essere riuscito a non fare errori e a raccontarvi il messaggio così come è stato letto. E naturalmente il secondo messaggio inizia in questo modo. Il secondo messaggio, dunque il messaggio della seconda veggente, ricevuto dalla seconda veggente, inizia dicendo: questo pomeriggio la Regina Maria si è presentata tutta vestita di bianco. Questo perché, non l'ho detto prima, l'apparizione c'è stata di pomeriggio, infatti dalle immagini si vede che è giorno, spero sia stato il tardo pomeriggio, anche se è un bosco, però insomma immagino il caldo. E prima di leggere questo secondo messaggio ne approfitto un attimo per fare una riflessione che forse già ho accennato prima, ma questo è un po' mi spiazza di queste due veggenti, il fatto che ci siano due messaggi diversi, due visioni diverse, a volte leggermente diverse, molto simili, e le hanno entrambe contemporaneamente. Questo forse a voler dimostrare che ognuno, se ci apparisse la Madonna, per assurdo, cosa a cui non credo assolutamente sia possibile, ma se così fosse, immagino che ognuno di noi la vedrebbe, lei così come altre entità soprannaturali, diciamo, verrebbero viste ognuno un po' con la sua visione del mondo, no? Il suo punto di vista. Dunque non tutti vedrebbero la stessa Madonna, forse non tutti riceverebbero lo stesso messaggio, oppure sì, le stesse intenzioni nel messaggio, ma dette in modo diverso magari. E questo è molto curioso, volevo rifletterci con voi, sono curioso come sempre di sapere cosa ne pensate. Allora andiamo a leggere il secondo messaggio della seconda veggente. Non dico i nomi perché, ripeto, non so quali di loro stiano parlando, perché dalla diretta Facebook si vedeva soltanto il crocefisso, come vedrete dall'immagine sul podcast, e nient'altro, è stato sempre inquadrato, è stata sempre un'inquadratura fissa durante sia la preghiera che poi il messaggio alla fine della preghiera. I messaggi, anzi, questo è il secondo. E inizia così, così inizia, diciamo, il racconto della seconda veggente. Questo pomeriggio la Regina Maria si è presentata tutta vestita di bianco. Anche il manto per avvolgere che la avvolgeva, credo, scusate, era bianco e ampio, lo stesso manto le copriva anche il capo. Questo lo dice anche la prima veggente. Sul capo aveva una corona di 12 stelle splendenti. Aveva le braccia aperte in segno di accoglienza.
Tra l'altro, ho detto scusate, lo dice anche la prima veggente. Qualcuno di voi, forse, che conosce meglio di me, magari questo caso, confermatelo se sbaglio, che sembra le veggenti riferiscano questi messaggi che stiamo leggendo sono quelli che ha ricevuto nella scorsa apparizione, quella dell'8 del mese, se non erro, perché accade due volte al mese l'apparizione a Zaro, e noi vi abbiamo raccontato anche le precedenti, ma volevo dire, a parte come fanno le veggenti a far fatica a leggere certi passi, perché un conto noi che stiamo leggendo una trascrizione con un audio che si sentiva molto male, ma loro, se questo messaggio l'hanno ricevuto l'8 di questo mese, avrebbero potuto rileggerselo un po' di volte in modo tale da leggerlo in modo sicuro, in modo un po' più carismatico, no? Invece di fare tanti errori, inceppamenti. Differente per Gisella Cardia, che invece lo legge il messaggio dopo, sembra averlo ricevuto, poco dopo averlo ricevuto, anche se lo scrivesse prima, comunque sia, lo legge in modo più decente rispetto a queste veggenti, in modo più convincente. Ma anche se nell'ultimo messaggio ha fatto degli inceppamenti clamorosi, avuto, per cui io ritengo che più che un inceppamento è stato un artificio, ossia Gisella Cardia, forse, così come anche queste veggenti, fanno finta di leggerlo male il messaggio, e dunque fanno tanti errori proprio per cercare di essere più, di sembrare più veritiere, non lo so, per dire, se io sbaglio probabilmente, quindi non posso averlo scritto io, pensato io quello che dico, o sbaglio, forse sbaglio, insomma, però questo è un pensiero stupido. Ma andiamo avanti, non volevo interrompere, mi dispiace. La seconda veggente continua a descrivere la Madonna, la sua visione della Madonna, dice che sul capo aveva una corona di 12 stelle splendenti, aveva le braccia aperte in segno di accoglienza, nella mano destra una lunga corona del Santo Rosario, bianca come di luce, che le arrivava quasi fino ai piedi. I piedi erano scalzi, poggiavano sul mondo, il mondo era avvolto una grande... scusate che cerco di capire meglio, il mondo era avvolto in una grande nube grigia, la Vergine nella mano sinistra aveva un libro aperto, il vento faceva muovere le pagine e le girava una dietro l'altra, velocemente. Mamma aveva un bellissimo sorriso, ma i suoi occhi erano molto, molto tristi, i suoi occhi erano molto tristi, e anche il tono della sua voce, ma di una grande dolcezza. Salutato Gesù Cristo, sia lodato, scusate, la trascrizione errata, naturalmente, sia lodato Gesù Cristo, quello che dice la veggente, poi tutti rispondono sempre sia lodato. E qui inizia questo secondo messaggio, che è quello che io considero molto simile, molto più simile anche delle scorse volte, a un messaggio di quelli che divulgherebbe Gisella Cardia o la Madonna di Trevignano. Ascoltiamo insieme. Cari figli, vi amo immensamente. Figli amatissimi, oggi mi unisco alla vostra preghiera. Prego con voi e per voi. Prego per tutti i vostri bisogni e per tutte le vostre necessità. Figli, anche quest'oggi vi chiedo preghiera. Se l'avessero letto così le veggenti, secondo me funzionava di più, però insomma non voglio dare lezioni a nessuno. Vi chiedo preghiera. Preghiera per la mia amata Chiesa. Pregate molto per il vicario di Cristo. Pregate, figli miei. Un grande compito lo attende e grandi sono le decisioni che dovrà prendere. Pregate affinché non si perda l'autentico magistero della Chiesa.
La Chiesa dovrà passare per la grande tribolazione e uno scisma. Ma va, cioè, quello di Viganò lo sappiamo. Gisella Gardia lo sappiamo. Anche Gisella Gardia aveva parlato di uno scisma. Abbiamo detto, ma è il suo scisma o parla dello scisma di qualcun altro? Chissà se anche in questo caso parlano del loro scisma o di quello di qualcun altro. Ma continuo a leggere il messaggio con rispetto, scusate. Per non confonderci, rileggiamo bene. Pregate molto per il vicario di Cristo. Pregate, figli miei, un grande compito lo attende. Grandi sono le decisioni che dovrà prendere. Pregate affinché non si perda l'autentico magistero della Chiesa. La Chiesa dovrà passare per la grande tribolazione e uno scisma. Ma voi non temete e unitevi in preghiera affinché lo Spirito Santo illumini il Papa. A questo punto la Vergine Maria mi ha chiesto di pregare insieme a lei, dice la veggente. Ho visto il Papa. Era seduto su una piccola sedia in una chiesa, davanti ad un quadro della Madonna con in braccio Gesù bambino. Nei banchi dietro di lui c'erano sacerdoti, vescovi e cardinali. Erano tutti in preghiera. Poi la Vergine Maria mi ha preso a parlare. Figli miei amati, scusate, ha ripreso a parlare, ho letto la trascrizione sbagliata. Poi la Vergine Maria ha ripreso a parlare. Figli miei amatissimi, siate uniti. Da come vi amerete, capiranno che siete figli miei. Pregate, figli. Continuate a formare il cenacolo di preghiera. Desidero che non solo nelle case, che non solo nelle chiese, ma in ogni casa ci sia un cenacolo di preghiera. Le vostre case devono profumare di preghiera. Pregate in famiglia. La famiglia deve essere la piccola chiesa domestica. Poi la Vergine Maria ha steso la sua mano destra e ha mandato dei raggi di luce su alcuni dei presenti. Poi ha benedetto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Così finisce il messaggio. E ricorre una cosa che invece noto nei messaggi di Zaro, e voglio dire subito, perché non ho moltissime cose da dire in realtà, ma questa mi è venuta in mente proprio ora, questa cosa dei raggi di luce su alcuni dei presenti, no? Perché sembra che quando, in questo, soprattutto nel secondo messaggio della Madonna di Zaro, più volte c'è questo riferimento a coloro che chiedono una grazia attraverso le veggenti, dunque a coloro che sono presenti, dunque coloro che hanno delle richieste particolari alla Madonna sicuramente avranno pensato che quel raggio di luce fosse per loro. Insomma, c'è questo uso, sempre come accade in questi luoghi, in questi laghi, in questi mari, in queste riunioni dove ci sono dei veggenti e dei messaggi della Madonna, accade spesso che venga utilizzata questa tecnica per far credere ai fedeli, a coloro che sono presenti, che possano ricevere una grazia attraverso le veggenti stesse, attraverso la Madonna. Al di là del fatto che ci sia o no un business attorno, a me interessa poco, mi interessa smascherare chiunque provi ad ingannare il prossimo, anche se non ne trae vantaggio, perché è comunque un inganno, comunque è una truffa ai miei occhi il fatto di dare dei messaggi, di dire delle cose che possono ingannare il prossimo, soprattutto in momenti di difficoltà. Per cui questa è naturalmente la nostra battaglia, in cui cerchiamo di analizzare in modo razionale e il più possibile senza alcun pregiudizio queste storie, questi messaggi che ci giungono da Zaro, così come da altri luoghi
dell'Italia e del mondo in cui ci sono queste presunte apparizioni, questi presunti messaggi che fanno molto riflettere. E invito soprattutto voi, perché possiamo continuare anche in un altro episodio il dibattito su quanto abbiamo letto, visto l'ora tarda e visto che siamo già a quasi mezz'ora di episodio, io direi di fermarci qui, perché a caldo non mi vengono altri commenti. La questione del Papa e dei sacerdoti, di cui parla la Madonna, insomma, dello scisma, l'ho già affrontata prima, sia durante la lettura dei messaggi, sia nell'anteprima, per cui se ve lo siete perso vi invito a riascoltare ciò che abbiamo detto prima all'inizio dell'episodio. Dunque, per me finisce qui questa puntata. Spero nei vostri commenti, anche qui vorrei capire di più sinceramente su quanto ho letto, su quanto ho cercato di interpretare. Oggi non abbiamo ospiti particolari, la Madonna di Zaro è un tipo di evento, di manifestazione che piano piano ci sta prendendo dopo Gisella Cardia e la Madonna di Trevignano, a cui abbiamo dedicato tanto spazio nelle ultime ore, per cui mi perdonerete se dedichiamo un po' meno spazio alla Madonna di Zaro dopo tutto il lavoro che abbiamo fatto nelle ultime ore. Lascio a voi ulteriori commenti su quanto abbiamo detto, su quanto abbiamo letto, e lascio al cantautore immaginato concludere questo episodio straordinario solo per voi. Grazie a voi, i miei iscritti sul mio canale YouTube, che hanno raggiunto più di 10.000 come numero, per cui è un bellissimo traguardo, una bellissima community di persone eterogenee, ognuno col suo punto di vista, e io vi invito a tutti con la massima civiltà ed educazione ad interagire insieme e ad apprezzare anche l'ironia che abbiamo qui su Radio Pugino Ner, oltre all'analisi il più possibile sempre razionale, critica di ciò che leggiamo e diciamo, perché secondo me è giusto avere questo tipo di approccio se si vuole essere convinti, sicuri di ciò in cui si crede. E anche dunque l'ironia ci aiuta ad affrontare tutto con più leggerezza, ma spesso l'ironia è anche molto astuta e cerca di suggerire dei dubbi e anche di mettere delle pulci nell'orecchio per dire: oh, svegliamoci, di cosa stiamo parlando? E allora il gran finale del cantautore immaginato, con cui vi lascio invitandovi al prossimo episodio di Radio Pugino Ner. Madonna di Zaro, raduna le genti. Madonna di Zaro, sull'isola di Ischia. Madonna di Zaro, dicono di averla vista. Le due recenti, oh oh oh, ecco il messaggio, oh oh oh, per i credenti, oh oh oh, ma che coraggio, oh oh oh. Leggiamo il messaggio della Madonna di Zaro, dell'isola di Ischia, dato alle due veggenti contemporaneamente, ma un messaggio diverso per le genti, silenziosamente. Ascoltate genti, ascoltate venti con le menti, solo qui a Radio Pugino Ner. Radio Pugini on Air. Dopo il clamore per Trevignano, abbiamo iniziato a parlare di Zaro. Zaro, Zaro!
Zaro, 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 accendiamo un faro su zaro, zaro, zaro e le due veggenti di zaro, zaro, zaro radunano gentili a zaro, zaro, zaro e sono credenti di zaro, zaro, zaro con dei sentimenti a zaro, zaro, zaro provenire gentili a zaro, zaro, zaro vecenti, vecenti a zaro, zaro, zaro e poi state attenti a zaro, zaro, zaro non appare nulla a zaro, zaro, zaro non c'è la scapola a zaro, zaro, zaro ce l'hanno col papà, via zaro 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 e la stessa papà. Madonna di Zaro, le tue veggenti. Madonna di Zaro, raduna le genti. Madonna di Zaro, sull'isola di Ischia. Madonna di Zaro, dicono di averla vista. Le tue veggenti, oh oh oh, ecco il messaggio, oh oh oh, per i credenti, oh oh oh. Ma che coraggio, oh oh oh. Facciamo il messaggio della Madonna di Zaro dell'isola di Ischia, dato alle due vigenti contemporaneamente, ma un messaggio diverso per le genti silenziosamente. Ascoltate genti, ascoltate attenti con le menti, sono qui a Radio Puginione. Veggenti indecenti, veggenti indecenti, via zaro, zaro, e voi state attenti, via zaro, non appare nulla, via zaro, non c'è la scatulla, via zaro, ce l'hanno col papà, via zaro, è la stessa pappa, appa, appare di zaro, restate sintonizzati con Radio Puginione. Raduna veggenti, madonna veggenti, madonna di zaro, giorno di averla vista, le tue veggenti, madonna di zati con Radio Puginione. Madonna di Zaro, le due veggenti. Madonna di Zaro, raduna le genti. Madonna di Zaro, sull'isola di Ischia. Madonna di Zaro, dicono di averla vista. Le due veggenti, oh oh oh, ecco il messaggio, oh oh oh, e i credenti, oh oh oh, ma che coraggio, oh oh oh. Leggiamo il messaggio della Madonna di Zaro, dell'isola di Ischia, dato alle genti. Contemporanea a te, ma un messaggio diverso per le genti, di recenti, silenziosamente. Ascoltate genti, ascoltate attenti con le menti. Sono qui a Radio Puginione, ma Radio Puginione, leggendo Puginione. E qui le genti, Madonna di Zaro, raduna le genti. Contemporaneamente, un messaggio diverso per le genti, silenziosamente. Ascoltate genti, ascoltate attenti con le menti. Sono qui a Radio Puginione. Abbiamo iniziato a parlare di Zaro. Zaro, Zaro! Zaro, 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 accendiamo un faro. Per averci seguito, restate sintonizzati con Radio Puginione. Ma
Madonna di Zaro, le due veggenti, Madonna di Zaro, raduna le genti, Madonna di Zaro, sull'isola di Ischia, Madonna di Zaro, piccolo ti averla vista, le due veggenti, oh oh oh, ecco il messaggio, oh 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 oh, oh per i credenti, oh oh oh, ma che coraggio, oh oh oh. Leggiamo il messaggio della Madonna di Zaro, dell'isola di Ischia, dato alle due veggenti, contemporaneamente, ma un messaggio diverso, per le genti, silenziosamente, ascoltate genti, ascoltate attenti con le menti, solo qui, a Radio Puccignona. Madonna di Zaro, le due veggenti, Madonna di Zaro, raduna le genti. Madonna di Zaro, sull'isola di Ischia, Madonna di Zaro, dicono di averla vista, le due veggenti, oh oh oh, ecco il messaggio, oh 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 oh, oh per i credenti, oh oh oh, ma che coraggio, oh 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 oh. Leggiamo il messaggio della Madonna di Zaro, dell'isola di Ischia, dato alle due veggenti, contemporaneamente, ma un messaggio diverso, per le genti, silenziosamente, ascoltate genti, ascoltate attenti con le menti, solo qui a Radio Puccignona. Zaro, 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 accendiamo un faro, su Zaro, 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 per le due veggenti di Zaro, 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 radunano gentili, li a Zaro, 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 e sono credenti di Zaro, 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 con dei sentimenti, li a Zaro, 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 problemi recenti, li a Zaro, 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 veggenti indecenti, li a Zaro, 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 e voi state attenti di non appare nulla, li a Zaro, 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 non c'è la scarpulla, li a Zaro, 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 ce l'hanno col papà, li a Zaro, 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 è la stessa pappa, è la stessa pappa, è la stessa pappa, è la stessa pappa. Zaro, 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 accendiamo un faro, su Zaro, 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 e le tue vicenti di Zaro, 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 la luna non gentile, Zaro, 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 e sono credenti di Zaro, 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 con dei sentimenti di Zaro, 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 problemi recenti, li a Zaro, 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 veggenti indecenti, li a Zaro, 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 e voi state attenti lì, a Zaro, 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 non appare nulla, li a Zaro, 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 non c'è la scampulla, li a Zaro, 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 ce l'hanno col papà, li a Zaro, 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 è la stessa pappa, è la stessa pappa, è la stessa pappa.